Buondì, miei cari amici, come state? Allora, io mi sto per dare una truccatina. Siamo arrivati finalmente a giovedì, quindi ultimi 2 giorni e siamo in vacanza. Veramente non vedo l'ora che arrivi questo momento. Tra l'altro, questa settimana sta durando tantissimo, mi sembra tipo iniziata da 2 settimane. Sono veramente stra stanca, ma molto contenta. Sono un po' arruffata, voi ignorate i miei capelli arruffati. Adesso darò una pettinatina, un po' di shampoo secco e tutto andrà bene. Perché così, oggi va così. Ho messo la maglietta di cashmere sotto alla camicetta carina, spero non si veda tanto quando ho i capelli sulle spalle. Ma non sapevo come vestirmi e dovevo deciderlo abbastanza in fretta perché sono già le 8 meno un quarto e non voglio fare tardi perché oggi vado a lavoro in macchina e ultimamente c'è un traffico allucinante, un po' perché stanno facendo i lavori, perché nel 2025 ci sarà il giubileo, un po' perché è la settimana di Natale, insomma c'è un delirio per strada e quindi non voglio fare tardi. Per non rimanere nel traffico tutta la mattina, perché stasera abbiamo una festicciola di Natale a casa di una nostra ex collega e quindi dovevo andare in macchina per forza perché se no non sapevo come sarei tornata a casa e io onestamente non amo prendere i mezzi la notte, quindi cioè, oddio, non credo che farò tardissimissimo, però non amo prendere i mezzi la notte e quindi niente. Facciamo così, e tra l'altro poi è anche abbastanza vicino a casa mia, quindi aveva senso che andassi in macchina per avvicinarmi un pochino. E tra l'altro in realtà bisognava vestirsi a tema Natale, cioè con qualcosa di natalizio, però non mi andava di rimettermi il maglioncino con il pinguino, che tra l'altro è molto carino, ma non comodissimo e non caldissimo soprattutto. E più che altro cioè, ho solo quello, volevo mettermi un'altra cosa, quindi alla fine ho optato per un outfit normale, un po' carino, e poi mi porto un cerchiettino di quelli di Tiger natalizi, un po' trash, per aggiungere la componente natalizia. Questo sarà il mio look di Natale. Tra l'altro, anche stasera faremo un Secret Santa, quindi devo fare un velocissimo pacchettino di una cosina che porterò. E quindi adesso farò anche questa cosa. Devo darmi una truccatina e soprattutto salutarvi perché sono di nuovo indietro di un paio di Vlogmas. Quest'anno avrete capito che ho fatto fatica, ma è stato un periodo un po' stressante. Un po' non volevo fare sempre lo stesso video e un po' delle serate sparse o ho avuto delle cose da fare, oppure la sera tornavo tardi e non avevo le forze di mettermi a montare il video e comunque la mattina non faccio in tempo perché devo uscire alle 8:30. Insomma, una serie di cose per cui non ho fatto proprio 24 vlog. Insomma, siamo un pochino indietro. Spero che mi perdonerete. Quest'anno ho veramente fatto tutto quello che potevo per cercare di essere il più presente possibile. E cercherò di rifarmi durante le vacanze. Magari vi metterò delle altre cose. E, insomma, dei video un pochino più carini, con un po' più di contenuto. E vi confesso che in realtà fare video su YouTube, non so, non mi sta più dando ultimamente grandi emozioni perché ci metto tanto tempo a pensarci, vuole un po' di tempo per lavorarci sopra e poi alla fine, come anche credo normale che sia, siccome non sono più tanto costante, non faccio ovviamente niente di che, i video non vengono neanche tanto guardati. Vedo sempre i vostri commenti ed è sempre molto bello per me. Cerco di rispondervi tutte le volte che riesco, però non sono più tanto soddisfatta, diciamo, perché comunque, cioè, non è il mio lavoro, non lo è mai stato, non mi gratifica, mi stanca, tra l'altro mi allontana dagli altri social che mi divertono un po' di più. E quindi non lo so, sto facendo delle valutazioni e poi capiremo, insomma, non voglio chiudere il canale, però onestamente
non lo so quanto mi va ancora di sforzarmi di essere costante, perché tanto è chiaro che non ci riesco. E vabbè, comunque non volevo intristirvi, poi questo magari è un discorso che affronteremo in futuro. E intanto finiamo di darci una truccatina. Oggi vado a mettere questa terra qua invece che quella praticamente finita di NARS, perché voglio fare il contouring fatto bene, che sono stravalida. È un po' dura questa cialda, quindi diciamo che si applica molto facilmente questo prodotto perché non è troppo pigmentato. Il colore è molto bello, ma è facilmente stratificabile, diciamo, quindi riuscite a metterne una quantità normale senza esagerare. Tra l'altro, mi stanno avendo degli schifi sul mento perché sono 3 giorni che mangio patatine, quindi forse dovrei darmi una regolata perché non sto mangiando proprio sanissimo. È vero che ormai siamo nella settimana di Natale, però insomma non volevo rendermi così, ma cioè tra sabato e no, non volevo insomma svaccare eccessivamente in questo modo, però lunedì abbiamo fatto l'aperitivo e abbiamo mangiato patatine e fritti vari. Martedì ho fatto la serata cantanti, motivo per cui non ho ripreso perché ero agitatissima e cioè non c'era comunque nulla da dirvi e ho mangiato il panino con le patatine perché stavamo al pub. Ieri sera non c'era mamma a cena e abbiamo il frigo praticamente svuotato perché stiamo solo prendendo le cose per il cenone della vigilia e papà ha ordinato il Burger King e ho di nuovo mangiato il panino con le patatine. Per carità, io non mi tiro mai indietro perché le patatine io le mangerei tutti i giorni, sono il mio cibo preferito. E per carità, però insomma forse così un pochino troppo, quindi insomma adesso questi giorni che mi separano dalla vigilia in cui sicuramente mangerò anche cose buone, per carità non è che si mangiano necessariamente schifezze al di là del pandoro, torrone eccetera, si mangiano cose cucinate, però sicuramente non mangerò poco, magari ci diamo un contegno, che dici Marghe? Ma non tanto per una questione di dieta, perché quello poi ci pensiamo con calma quando arriva il nuovo anno, ma più per una questione di salute, perché insomma mi sto appesantendo con un sacco di frittini e cose varie e diciamo il mio stomaco e intestino ne stanno risentendo. Comunque sto mettendo un pochino di terra nella piega. Di nuovo ieri non ho mangiato il cioccolatino del calendario, perché in realtà sono abituata a farlo davanti al video, quindi poi se non registro, perché ieri non ho registrato niente, mi scordo. Quindi adesso abbiamo di nuovo due cioccolatini da mangiare. Vado a mettere un pochino di questo ombretto, che è un ombretto OG, cioè un ombretto per i veterani, è il Satin Taupe di MAC. C'era da tantissimo, ma ancora va, che è una meraviglia, è bellissimo. Questo marroncino un po' luminoso. Io gli ombretti così luminosi da palpebra ormai li metto solo col dito, cioè sono piena di pennelli tipo a lingua di gatto, così che non uso praticamente mai, o comunque non li uso per gli ombretti, magari li uso per mettere i glitter e sotto ci metto il primer per i glitter. Ma ormai credo che sia abbastanza accreditato, cioè anche se vedete i video in cui ci sono le vere influencer, non come me, che si preparano, che si truccano anche sugli altri social, insomma, con degli altri contenuti. Ormai gli ombretti sulla palpebra si mettono sempre con il dito e poi semmai si sfuma, perché ovviamente la resa dell'ombretto è molto, molto migliore. Questo qui poi è proprio bello e si sfuma da solo, vedete, non ha fatto neanche macchia, nonostante l'abbia messo con l'anulare. Vado un pochino anche sull'ombretto che ho messo nella piega. L'unica pezza è che poi rimanete col dito sporco, però insomma poi tendenzialmente uno si lava le mani ed è tutto finito. Vado a mettere un goccino della Cupid's Arrow di Nabla, questa nel colore 7, che è un borgogna con una punta di marrone, perché non è troppo troppo viola.
Io amo questo prodotto, vorrei assolutamente prenderne degli altri colori, cosa che penso farò con i saldi. Ecco, quando metto l'ombretto sotto devo per forza usare il pennello perché sennò mi acceco. Questa matita è bellissima, fa un effetto bellissimo, tira fuori il verde degli occhi. Io ho gli occhi tendenzialmente verdi, ma con questi colori brillano ancora di più. E prendo un pennellino piatto e ci vado a mettere sopra un po' di satin taupe. È una delle pochissime cose che faccio per abbinare il trucco all'outfit, perché in realtà è una cosa che non faccio mai, praticamente mai. Bambini, allora andiamo a mettere un po' di mascara. Comunque, per tornare al discorso dei video, siccome sono un pochino in ritardo, cercherò comunque durante le feste di mettervi un po' di cosine. Magari non un video al giorno, anzi sicuramente non un video al giorno, ma cercherò di rifarmi perché tra l'altro devo fare il video dei regali di compleanno che non sono ancora riuscita a registrare e vediamo se riesco a registrarlo in questi giorni. Poi arriverà il video dei regali di Natale, come sempre, perché secondo me sono dei video molto carini da guardare. Poi voglio fare il video della TBR del 2024. Secondo quella cosa che vi raccontavo qualche vlogmas fa, di fare dei bigliettini con i libri che già ho e pescarli a caso, magari fare un democratico due libri al mese. Le ciglia inferiori ne metto un altro, ma solo perché quello che stavo usando prima, anche questo è un ottimo mascara molto più economico, è l'Insta Length di Astra. Questo me l'avete visto usare negli scorsi video prima che scartassi quello di Fenty. Questo è un po' più secco come formulazione e quindi non mi sporco. A me piace mettere il mascara sulle ciglia inferiori, non mi riesco molto a vedere senza mascara sotto. Ok, allora, occhialini, e questo è il nostro look di oggi. Direi che siamo soddisfatti. Adesso mi vado a lavare le mani, che mi metto anche il Beyond Jelly di Nabla. Ma con questo look ci stavano bene le labbra colorate. Allora, adesso io finisco di prepararmi. Impacchetto il regalo del Secret Santa, mi metto un po' di shampoo secco e vado. E poi cercherò, sperando che non ci sia troppo traffico. Amici, buonasera. Io sono un po' infreddolita e un po' stanca, è quasi mezzanotte, sono le 23:53 per essere precisi, e sono un po' stanca. Sono arrivata a casa da pochissimo, in realtà dalla seconda serata di Natale della settimana a casa di una nostra ex collega, e abbiamo fatto tardi perché insomma tra una cosa e un'altra abbiamo mangiato un po' di pizza, abbiamo festeggiato perché era per fare anche il compleanno in ritardo di questa mia ex collega, abbiamo fatto il Secret Santa, un po' di karaoke, insomma una serata ricca di eventi. Quindi adesso sono tornata a casa. Io sono molto soddisfatta di come stanno i miei capelli comunque, perché insomma oggi ho messo un po' di shampoo secco, hanno tenuto un sacco il volume. Hanno tenuto un pochino la piega, considerate che questa è la piega che io ho fatto sabato per il mio compleanno, oggi è giovedì. Cioè, allucinante come sono veramente contenta perché si sono ripresi benissimo. Comunque, adesso mi vado a struccare e mi metto a letto perché, insomma, domani comunque si lavora e comunque mi alzerò presto. Ma prima vi volevo far vedere il mio bottino di questa Secret Santa. Allora, è molto particolare la busta che viene, credo, dal mercatino che c'è sotto il mio ufficio, ma ho scartato due libri, quindi sono molto felice di farveli vedere. Li ho ricevuti da un mio collega che è un lettore incredibile, cioè legge tantissimo, tra le persone che leggono di più penso che conosca, e quindi sono molto curiosa.
Allora, questo che ha un titolo particolare, una copertina orribile, La vita sessuale delle gemelle siamesi di Irvine Welsh, credo si dica così, è lo scrittore di Trainspotting, che io non ho mai visto tra l'altro il film né tantomeno ho letto il libro, però è un film cult, insomma. Sono molto molto curiosa perché racconta di queste... di questo presunto killer, insomma, quindi dovrebbe essere molto interessante. Sono molto, molto curiosa di leggerlo e quindi finirà sicuramente nella mia TBR della 2024, quindi molto, molto curiosa. E l'altro è la commedia umana di William Saroyan, come si dirà? Chi lo sa? Comunque questo invece dovrebbe essere più un classico e sono molto curiosa di leggere questi due librini, quindi insomma, bottino di stasera molto interessante, lo mettiamo insieme al giochino da tavolo che ho scartato l'altro giorno e sono molto contenta. Quindi adesso mi vado a struccare e a sistemare il video per domani e a cedere al letto e domani mi devo assolutamente lavare i capelli perché comunque insomma si fa una settimana da quando li ho lavati perché sono andata venerdì dal parrucchiere, però guardate quanto hanno tenuto bene, belli puliti, sono un pochino unti qua dietro perché lo shampoo secco l'ho messo più qua davanti, però per il resto ragazzi, cioè, hanno tenuto stra bene. E tra l'altro non ho neanche aperto il calendario questi ultimi giorni. Cioè, oggi è 21, cioè abbiamo il 20 e abbiamo il 21, però adesso non ho nessuna voglia di cioccolato, perché comunque qualcosina ho mangiato, non ho fame, quindi li teniamo per domani mattina i cioccolatini. E nulla, sono molto felice. È stata una bella settimana, domani è l'ultimo giorno di ufficio. E quindi insomma sono contenta. Come vi dicevo stamattina, mi dispiace insomma di essere stata un po' poco costante, soprattutto nell'ultima parte di questi vlogmas, però ho cercato veramente di fare del mio meglio. E però insomma vi farò vedere sicuramente ancora qualcosina, perché insomma abbiamo ancora domani, abbiamo ancora sabato che dovremmo fare questo Secret Santa invece con i miei amici, dovremmo andare a fare il brunch in un bel posto, insomma dovremmo perché è tutto in divenire l'organizzazione di questo weekend, però insomma sta arrivando Natale, facciamo la vigilia qui a casa con tutta la mia famiglia, sia da parte di mamma che da parte di papà. Poi il 25 invece andiamo a pranzo fuori per la prima volta perché andiamo a mangiare al ristorante di un amico di mio papà che fa il pranzo di Natale, andiamo sempre con la famiglia di papà. Il 26 abbiamo un'altra cena, quindi insomma ci aspettano comunque dei giorni di festa che è sempre piacevole. E quindi poi vi farò vedere comunque anche dopo che saranno finiti i vlogmas, perché credo che smetterò di riprendere dal 23, però vi farò sicuramente vedere come mi vesto, insomma vorrei cercare di tornare un pochino più costante sugli altri social perché in questi giorni mi sono un po' perduta tra varie cose, tra lavoro e altro, e avrete immaginato, insomma, è stato un periodo un po' impegnativo e soprattutto ho riversato tutte le mie energie social per fare appunto i vlogmas tutte le volte che sono riuscita. Perciò devo rimettermi un pochino in carreggiata sul resto, però sono contenta. Ho in mente comunque degli altri video carini da fare nei prossimi giorni, quindi non sparirò, insomma, da questi schermi. Vi facevo questo discorso stamattina che non sono molto convinta della mia futura carriera su YouTube perché faccio veramente fatica a conciliare le cose. Però, insomma, quando riesco ci sono e se non mi trovate in giro, questo comunque non è il mio lavoro, faccio altro tutto il giorno e faccio del mio meglio. Poi, tra l'altro, non voglio neanche ammorbarvi perché purtroppo io tendo molto a fare questo, cioè penso sempre al fatto che mi sento un po' in colpa e quindi poi vi ammorbo con tutte queste spiegazioni che sono comprensibilmente noiose sul fatto che appunto non riesco a fare tutti i video che vorrei, eccetera, però insomma ormai l'avete capito, quindi è inutile che continui a giustificarmi, quindi sicuramente aspettatevi dei contenuti carini nei prossimi giorni. Tra l'altro ho ancora i regali di compleanno sparsi in giro per la stanza perché prima di metterli a posto volevo fare il video, quando riesco lo registro.
Intanto adesso mi vado a preparare per la nanna, se no si fa veramente tardissimissimo, è già tardissimissimo perché è mezzanotte, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Io vi auguro la buonanotte e ci vediamo domani. Ciao!